Buongiorno, 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 interisti e non. Buongiorno dall'Olanda, come va? Qua in Olanda è arrivato l'inverno, praticamente l'autunno, non l'inverno. Pioggia, vento, 19 gradi la massima. È iniziata l'estate ed è finita nello stesso tempo. Comunque, l'Inter è il mercato. L'Inter è il mercato. Come va questo mercato dell'Inter, che già è stato tanto criticato ancora prima di cominciare? Come vi dicevo io nel video pochi giorni fa, il mercato non è ancora iniziato e già si lamentano le persone. Calma, 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 calma. E infatti state vedendo, si chiude anche ieri l'acquisto di prestito con obbligo di riscatto, comunque l'acquisto di Frattesi, il sostituto di Brozzo, che probabilmente non sarà l'effettivo sostituto di Brozzo, perché lì ci sarà Ciala a giocare dove giocava Brozzo, come è stato gran parte dell'anno scorso e come siamo andati benissimo avanti anche senza Brozzo, nonostante Brozzo sia stato un pilastro della nostra squadra. Però abbiamo visto che quando Brozzo è stato infortunato, Ciala, giocando da regista davanti alla difesa, non ha fatto rimpiangere per nulla e non ha fatto sentire per nulla la mancanza di Epic Brozzo, che comunque se ne sta andando con non pochi mal di pancia da parte sua, ma diventa anche da parte nostra un mal di pancia, viene anche a noi, insomma, a differenza di Dzeko, che ci ha lasciato in tutt'altro modo. E Thuram già chiusa, non scordiamoci Thuram, signor giocatore, un gran giocatore Thuram, vedremo cosa saprà fare, ma a me piace tantissimo. Già quando si parlava l'anno scorso della possibilità di Thuram io ero gasatissimo, quindi Thuram. Ma vedo che anche qui c'è i soliti noti, e non solo, c'è anche qualcun altro che si deve lamentare per forza, si deve lamentare per forza, perché non vanno bene. Loro volevano Mbappé e Asensio, volevano Milinkovic, Savic e non so, Neymar in avanti, non so chi pretendete che vediamo, ma l'Inter, società, dirigenza, presidente Zhang, stanno lavorando veramente bene, ma veramente bene. Stanno cercando, con tutti i problemi del caso, con tutte le difficoltà, sappiamo bene che non piace a nessuno le difficoltà del governo cinese, degli investimenti che mancano, sicuramente, non probabilmente, mancano, sono mancati in questi anni gli investimenti da parte della nostra proprietà, ma il lavoro che si sta facendo è un lavoro di tutto rispetto, cioè non c'è nulla da dire nel mercato, soprattutto nel mercato in entrata. In uscita qualcosina, diciamo, si è sbagliato sempre negli ultimi anni, ma in uscita la colpa, tra virgolette, non è solo della società, della dirigenza di Zhang, ma anche del giocatore stesso, che quando si impunta, come stiamo vedendo ora con Brozzo, come abbiamo visto con Sanchez, eccetera eccetera, quando un giocatore si impunta c'è poco da fare. Quindi certo, in uscita abbiamo un po' sbagliato un po' di più, ma in entrata stiamo lavorando alla grande. Prossima settimana dovrebbe venire Bissek per le visite, vedremo se si prenderà anche Bissek, anche lui un ottimo giocatore. Poi c'è chi dice, certo, quelli che arrivano sono più forti di quelli che vanno? Sì e no, no. Certo, magari Frattesi ancora non è a livello di Brozzo, ma è futuribile, più futuribile, costa la metà, quindi abbiamo anche abbassato il monte ingaggi, cosa importantissima, è più futuribile come dicevo, e anche perché è più giovane, e quindi ha un margine di miglioramento ancora infinito rispetto a un Brozzo che da noi io penso che il massimo l'abbia già dato, quindi un po' come è stato per Perisic. Ma e invece di lamentarci, facciamo una piccola analisi su quello che si sta costruendo, sul lavoro, la società, onesta e oggettiva. C'è quando una cosa piace e si dice che va bene, c'è quando una cosa non piace e si può anche criticare. Non facciamo, come dico in ogni santo video, come quelli là. Non facciamo come quelli là, di mettere per forza i puntini sulle i, di dover dire sì ma così, sì però quello, ma Frattesi non è Brozovic, ma abbiamo fatto due operazioni di lusso e ancora il mercato è appena iniziato. Ora si deve andare per Lukaku e c'è chi si lamenta, ah noi ora diamo Onana per Lukaku. No, non sarà così, non è che si dà Onana per tenere Lukaku. Se si dà Onana, si dà perché si vede la possibilità di monetizzare. Ci sarà qualcuno che sarà il sostituto, diciamo, di Onana, magari un buon portiere, ora non si vedrà chi,
potrà avvenire, ancora nulla è certo, nulla è deciso, è tutto in divenire, come dico sempre. Ma se Onana dovesse andare via per 50-60 milioni e noi dovessimo prendere un buon portiere come poteva essere Vicario, che adesso è sfumata, però qualcosa del genere, diciamo, che non è male, con molti meno soldi, con un ingaggio più basso, come Frattesi, più futuribile, ma perché non farlo? Ma perché non farlo? No, noi vogliamo solo i grandi nomi, vogliamo che l'Inter spenda miliardi l'anno per gli stipendi, però poi quando arriviamo in finale di Champions, vi piace. Quando arriviamo in finale di Champions, anche con quella squadretta, come vi piace. Quindi, invece di criticare inutilmente, usiamo il cervello. Usate il cervello, soprattutto quei quattro canali che vi dico sempre io. Quei quattro canali che ormai sono diventati dei disadattati e non sanno più cosa dire. Quei due canali principalmente, quei due canali che ho sempre nominato io principalmente, ma poi ci sono pure gli altri che sono nati dopo nell'onda di questo scempio che si è creato su YouTube, soprattutto attorno all'Inter. In questo caso io sto parlando della nostra Inter, quindi mi interessa poco di tutto il resto, ma io parlo dell'Inter. È un'onda veramente di scempio, dove si sono nati canali e canali solo per dire sempre le solite fesserie. E ancora ora ho visto Corcione che mi parla di PIF. Ancora tre giorni fa, ancora c'è il coraggio di parlare ancora di PIF, e quell'altro pure di Arabi e di cosa. Cambiate musica, perché state diventando, no, ridicoli, di più. Essere ridicoli è poco dopo due anni e mezzo di fandonie e di mistificazioni. Di qualsiasi notizia uscisse voi mistificavate. E come vi ho detto nell'ultimo video, io e Marco Barzaghi siamo stati all'inizio a dirvi: guardate che sono solo fuffa, quello che vi stanno raccontando è fuffa. Perciò non lamentiamoci, il mercato è appena iniziato e già abbiamo chiuso due colpi al bacio, facendo rodere pure il culetto a chi voleva fregarci Frattesi, al Milan e a quelli che parlavano, gli stessi interisti che dicevano: ah, ora ce lo fregano, ora ce lo fregano Frattesi, ah, Frattesi, e poi se lo piglia il Milan. Ecco, è arrivato da noi. Shh! Un'altra grande vittoria del vostro canale. Shh! Pensate a fare i tifosi, che non siete nessuno, come non lo sono io, come non è neanche il più grande giornalista d'Italia. È qualcuno, quando non è che vi dà la notizia prima che esista, la notizia si dà quando la notizia esce. Quindi finitela di dire cavolate, minchiatone, di quelle grosse, ve la dico pure alla siciliana, visto che... Quindi smettetela, per favore. E voi non li seguite più, guardatevi il video, anzi, se gli date pure visual se vi guardate il video, ma guardate il video per farvi una risata, non credete a quello che vi raccontano e basta, ragazzi. E soprattutto non ascoltate chi non fa altro che lamentarsi, perché sapete cosa? Lamentarsi, ho visto che, ma non solo nel mondo del calcio su YouTube, ma un po' in tutto, ormai è diventato un content, la lamentela, il lamentarsi di qualsiasi cosa. Io, che ne so, faccio nella vita il cuoco, devo criticare tutti gli altri cuochi. Sono tifoso dell'Inter, devo criticare l'Inter perché mi fa comodo avere un discorso, un content da portare. Quindi la lamentela è diventata content su YouTube. E questa cosa a me mi dà letteralmente fastidio. Mi sta letteralmente sulle balle, se si può dire. Perché se tu devi creare un contenuto, crealo. O parli di quello che ti va, ma non c'è bisogno di trovare, come dicevo prima, l'ago nel pagliaio per poi creare un casino, un anno e mezzo di live, di parole, di dissing contro chi poi ti contraddice. Non lamentatevi inutilmente, è una cosa veramente insopportabile vedere chi non fa altro che lamentarsi dalla mattina alla sera per motivi veramente futili e a volte pure inesistenti, inventando cazzate. Quindi, detto ciò, ragazzi, io vi saluto, un bacio a tutti, un abbraccio, fate i bravi, mi raccomando, vediamo cosa succederà in questo mercato, che secondo me è iniziato molto 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 bene. Non so se ci siamo rinforzati o no, ma sicuramente le operazioni che abbiamo fatto sono operazioni da applausi. Marotta, Ausilio, baci tutti, Bacin, chi che sia, ma anche a Zanga, al presidente Zanga, che senza il suo benestare non si fanno questi movimenti. Sarebbero giusto, ci vuole solo Zanga che dice sì,
Poi il grande lavoro, il lavoro della dirigenza di chi, soprattutto Marotta secondo me, ma c'è un grande lavoro della dirigenza dietro, ma Zhang dà il benestare. Quindi ringraziate anche Zhang di nuovo, ancora una volta, invece di dire sempre solo cavolate e fuffa 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 per fare visual e creare un content che non esiste. Un bacione ragazzi, fate i bravi, forza Inter sempre.